candidati nella lista Vince Imperia Lautieri Sindaco. Ornella Ferrara, zia Alciaffiffa, Beatrice Boratto, Fatine Defi, Paolo Bersone, Sabrina Buccella, Laura Catras, Maria Lucia Catinella, Maria Corbella, Gianna Corradi, Maria Coscia, Ugo Dulbecco, Fabio Fiori, Marco Colino, Martina Caselli, Davide La Monica, Alessia Marasco, Vincenza Marino, Alessandra Merlino, Ziva Nippei, Ufuk Alkiric, Benedetta Papone, Davide Pastorelli, Donatella Bellizzari, Maria Margherita Pizzicaroli, Paolo Prato, Caterina Schedardi, Patrizia Seguini, Enrico Siccardi, Eugenio Teodori, Rocco Tufarelli, Mauro Turi. Grazie, bellissimi. Sì. Bravi! Bravi! Belle magliette arancioni fornite dalla ditta Antonio Parolini e C, giusto? Chi l'ha pagata questa magliette? Bellissimi, bravi, grazie. Questa è una lista giovane, frizzante, è una lista che vorrà portare un contributo particolare in termini di innovazione, di dinamicità, vorrà cercare di mettere sempre l'acceleratore schiacciato a questa amministrazione. Me l'hanno chiesto, state certi che da parte mia ci sarà la giusta attenzione per essere attenti a queste dinamiche. Quindi quando parliamo di una città smart e green è proprio perché vogliamo che i rapporti siano molto brevi, molto veloci, non solo nell'istituzione ma anche tra persone. Quindi è una bellissima lista, grazie di essere qua con noi. Chi è che mi scambia una battuta? Vai Patrizia! Buonasera! Dunque, allora, noi abbiamo studiato... No, mi allontano? Allora, noi abbiamo studiato il programma, lo sai, l'ha studiato tutti. Qualcuno di voi ha anche lavorato. Assolutamente. La parte che ci piace un sacco è quella green, perché noi siamo giovani e quindi pensiamo che l'ambiente sia fondamentale. Tanti di noi sono anche genitori, quindi per i nostri figli una città più verde, più attenta alle esigenze dell'ambiente, è sicuramente qualcosa che ci sta molto a cuore. Poi leggendo il programma però abbiamo visto una cosa interessante, conoscendo le tue attitudini così da agricoltore, no? Abbiamo visto che c'è il mercato del contadino. Ci chiedevamo se poi tu volevi anche, insomma, aderire a questa iniziativa di trovare un mercato del contadino. Cosa ne pensi? Bella Patrizia, bellissimo, grazie. Mi piacerebbe, ma mi sa che mi avete condannato a fare altro che per contadino nei prossimi 5 anni, quindi... Ci auguriamo che tu non abbia tempo di fare il mercato del contadino. Assolutamente sì, purtroppo devo prendere questo impegno che sarò meno contadino e solo ed esclusivamente sindaco per il futuro. No, veramente, pensavamo, al di là delle battute, è stata bravissima Patrizia, grazie. Pensavamo addirittura ad un olio oliva 365 giorni all'anno, a un evento permanente che chi venga in Imperia possa sempre trovare una meta dove si conosce l'olio extravergine di oliva, dove possano conoscere le proprietà della oliva taggiasca, quindi dove tutti i turisti che arrivano in Imperia trovino sempre la possibilità
di capire meglio questo nostro prodotto, di poterlo assaggiare, di poter capire come viene abbinato in cucina con i diversi piatti. Quindi ci impegneremo per fare in modo che Olio Oliva non sia soltanto una bellissima manifestazione che copra 3 giorni all'anno in autunno, ma che diventi un evento permanente dove tutti i turisti che vengono in Peria possano sempre affrontare questo tema. Quindi